Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo, o meglio, oggi facciamo un video tag. Questo video tag si intitola Tutti frutti ed è stato ideato da Elisabetta R e Omretta Carnicelli, alle quali mando un bacione, dove loro hanno deciso di far vedere tutti quei prodotti estivi dove, a base, diciamo, di frutta. Tranne ovviamente il cocco. Io qui nella mia casa al mare non ho tantissimi prodotti momentaneamente, o comunque ho dei prodotti che magari avevo lasciato qua, o dei prodotti insomma non proprio a base di frutta, però qualcosina sono riuscita a trovare e adesso ve li mostro. Allora, iniziamo subito con per quanto riguarda la doccia, quindi il bagnoschiuma. Ho trovato qua in casa due prodotti. Questo qui è un bagnoschiuma energizzante e tonico di pH Bio Plus. Perché ve lo mostro? Ve lo mostro perché questo è un arricchito, vabbè, con oli essenziali di arancio dolce. Vedete qua c'è scritto. Quindi qui abbiamo l'arancio e non l'ho ancora usato, l'ho portato ovviamente da casa, quindi da Milano. L'avevo preso alla Lidl e devo dire che si sente tantissimo la profumazione di arancio, quindi questo a base di arancio. Poi, sempre come bagnoschiuma, ho una piccola taglia, quindi una travel size di questo bagnolatte addolcente della Nidra. Vedete? E questo è buonissimo. Questo lo stiamo usando, anzi, forse temo che sia anche finito, manca poco. Questo è un appunto bagnolatte, quindi una doccia. Per la doccia al latte di fico e aloe. La profumazione è buonissima perché ovviamente deve piacervi il fico, ma non si sente, non so come spiegare, non è. Allora, il frutto, per esempio, il fico a me non piace più di tanto, anche il suo profumo quando matura, eccetera. Ma qua dentro, credetemi, è tutt'altra cosa. Ricorda un po', se qualcuno di voi lo conosce, il profumo di ortigia, quello al fico, che per me è uno dei migliori profumi che io abbia mai annusato. E questo lo ricorda tantissimo. Questo è solo una travel size, sono 50 ml di prodotto, però è veramente eccezionale come profumazione. Io purtroppo sono arrivata tardi perché si è terminato, adesso mi sa di proprio di sì, è stato finito o usato in particolar modo da mia figlia e mio marito, quindi questo è eccezionale. Quindi qui abbiamo il fico. Poi mi sono dimenticata tra l'altro un prodotto che, vabbè, poi vi voglio far vedere questo Tropical Summer Food Peeling della Sien. Questo è un peeling ovviamente per i piedi, preso sempre da Lidl, e questo è a base come frutto del mango. Infatti si sente molto la profumazione del mango, tra l'altro è un buon prodotto, mi ci sto trovando bene. E niente, quindi questo è uno scrub per i piedi, valido al profumo o al gusto di mango. Ottimo anche questo. Poi io ho, diciamo, trovato in casa qui a disposizione delle creme corpo. La prima che sto utilizzando dall'anno scorso, quindi l'ho lasciata qua, è questa di Aveeno, questa Daily Moisturizing Cream Oil. Questa è presa ovviamente in farmacia, mi piace parecchio perché idrata, va bene moltissimo la pelle, la rende morbida e quindi niente da dire. E questa è proprio con olio di mandorle dolci, quindi proprio è profumazione di mandorla. In questo caso si parla di frutta secca, mandorla all'ennesima potenza. Veramente, qua a chi piace la mandorla sente proprio il gusto, il profumo della mandorla, cioè quelle proprio che voi schiacciate e nel loro guscio e poi mangiate, che molte volte vi risultano anche magari un po' amarognole perché sono, boh, magari più vecchie, se non l'ho mai capito il perché, ma questa veramente è una crema corpo validissima e non tanto, cioè sì, ok, per il suo profumo, ma soprattutto per la sua texture e per come lascia la pelle del corpo. Quindi questa è una crema. Poi una mia carissima amica Valeria mi ha già omaggiato dei miei regali di compleanno, anche se sono il mio compleanno è settimana prossima, mi ha voluto regalare questa crema corpo biologica, idratante e rigenerante che io non ho ancora utilizzato, all'aloe e al
al melograno, eccola qua. Questa qui è di Ecobios, quindi una crema biologica idratante per il corpo, a base appunto, come abbiamo visto, del frutto del melograno. Questa non l'ho ancora, vedete, ancora sigillata, perché appunto ho quella lì che voglio terminare, visto che è aperta dall'anno scorso. Questa crema credo sia ottima anche perché è un prodotto bio, ma oltretutto è anche un prodotto vegan e testato. Dietro qua potete vedere. Quindi zero, quindi oli e siliconi, qua proprio tutto. Sono quanti ml di prodotto? Sono, che non lo vedo, ogni tanto non vedo queste 200 ml di prodotto, e devo dire che qui c'è scritto che è anche un prodotto made in Italy, oltretutto, quindi questo sarà da provare. Poi, come ultima crema corpo, ho caduto un prodotto, questa qua, che io la trovo eccezionale, idratante di spuma di champagne, eccola qui, questa qui che è, madonna mia, al burro di mandorla, anche questa è molto molto, questa ha una profumazione completamente diversa da quella che vi ho mostrato prima, è proprio un burro corpo, morbidissimo, cioè è morbido ma nello stesso tempo non è quelli squacquerosi, diciamo, è molto, si assorbe facilmente, lascia la pelle setosissima, e la profumazione io trovo che sia migliore rispetto a quella che vi ho mostrato prima, la mandorla. Anche qui mandorla e ovviamente frutta secca. Questo veramente è uno di quelle creme corpo, burro corpo, che non sono pesanti ma sono molto molto idratanti e lasciano la pelle setosa, quindi questo ve lo consiglio. Io ho fatto fatica a trovarlo, infatti questo qua l'avevo presa l'ultima volta che sono venuta qua al mare e me l'ero dimenticata qui, non l'avevo portata a casa a Milano, quindi questa qua veramente è eccezionale come prodotto. Poi, allora, scusate un secondo perché un prodotto mi è caduto, parliamo di due prodotti per le labbra, ovvero due balsami. Uno è questo qua, è il Lip Smacker, questo qui, questo bellissimo packaging che già era uscito l'anno scorso, quindi questo è un burro cacao cremosissimo, morbido, profumoso, profumato, che è veramente eccezionale. Questo è alla frutta, alla strawberry, quindi alla fragola, non so se riuscite a vedere, eccolo qui. E oltretutto la cosa eccezionale di questo prodotto è che ha un PF, eccolo qua, 30, quindi eccolo qua, vedete, quindi è eccezionale per il sole, e il pack è veramente pucciosissimo, a me piace tantissimo, veramente. E poi sempre la mia carissima amica mi ha regalato, tra i vari regali appunto di compleanno, che era così entusiasta di mostrarmeli, quest'altro balsamo del Yves Rocher, eccolo qua, questo è al mango, non l'ho ancora utilizzato, cioè l'ho provato sì, però non ancora completamente, vedete, è intonso ancora, è di colore arancio e sa di mango, quindi questo è, l'ho provato solamente per capire com'era, e mi piace tantissimo perché rende le labbra morbide, e oltretutto le colora leggermente, dà quel colorino proprio accentuato ma leggero di questo luminosità, quindi alle labbra, ed è veramente valido, oltre alla profumazione che è eccezionale. E poi ho ancora un ultimo prodotto che adesso vi mostro, un prodotto che mi mostro è un prodotto per capelli, un prodotto che mi ha consigliato Annalisa del canale Nel Mondo di Alisa, mando un bacio perché vi consiglia sempre, almeno per quanto mi riguarda in privato, dei prodotti ottimi, ed è questo prodotto per i capelli, non è altro che un olio per capelli profumatissimo a base, allora ve lo dico subito, trattamento intensivo, scusate, volevo leggere, stavo leggendo un'altra lingua, olio di argan, quindi qui abbiamo il frutto dell'argan, olio di macadamia, che anche questo è un frutto, e olio, vabbè, e proteine della seta, ok. Questo è un prodotto eccezionale per i capelli, magari vi farò una recensione successivamente, però è veramente valido perché è un prodotto che si può mettere sia sui capelli asciutti che sui capelli bagnati, in particolar modo sui capelli bagnati è fantastico, e questo è a base di olio di argan e di macadamia, quindi qui siamo sempre nell'ambito della frutta secca. Io purtroppo, non so, anche per fortuna, non so, non ho altri prodotti a base di frutta nel vero senso della parola, un po' anche perché in casa mia
soprattutto mio marito, non ama molto queste profumazioni che possono essere magari fruttate, ma non fresche, non tutte almeno. Ho altri bagnoschiuma, ma sono tutti a base di o argan o mandorla, per cui vabbè, non mi sembrava il caso di mostrarveli tutti. Niente, questi erano tutti i miei prodotti, per cui io vi saluto, vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di mettere un pollice su se questo video vi è piaciuto. Vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Buona giornata a tutti!